Questo è mio fratello a Londra e questo sono io che lo sto inseguendo a sua insaputa, mentre voi state guardando VIP vs Paparazzo. Un gioco, o meglio una sfida, che ci siamo inventati, nella quale il VIP, interpretato da Fred, dovrà completare degli obiettivi sparsi per tutta la città di Londra, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, come metro, taxi e non solo. Invece io, accompagnato da Nicola, sarò il paparazzo e il mio unico obiettivo è quello di riuscire ad inseguire ed infine paparazzare il VIP, scattandogli una foto ben visibile. Fred, hai 10 minuti di vantaggio, quindi buona fortuna. Ok, vado, ciao. È partito. La mia strategia in questo momento è semplicemente scappare il più possibile, quindi voglio prendere la metro e andarmene via subito perché ho paura. Sono 10 minuti, cacchio. Fred, oltre ai 10 minuti di vantaggio per provare a seminarci, avrà anche altri 2 bonus durante il corso della partita, mentre noi paparazzi, a differenza sua, avremo sempre la sua posizione GPS e vedremo ogni suo spostamento. Qualcosa mi dice che è andato subito a prendere la metro. No, ma così lo perdiamo subito. Se Fred riuscirà a farsi una foto con tutti i suoi 6 obiettivi, potrà aprire la busta X segreta, scritta da nostro padre, contenente l'obiettivo finale che sia il paparazzo che il VIP non conoscono. Il primo obiettivo è farsi un selfie con un bus rosso, quindi direi che lo faccio subito. Ok, perfetto, devo muovermi, non ho tempo. Ma tu devi essere pronto, fai un po' di stretching, fai un po' di jogging, non lo so. Un po' di stretching. Pronto per l'inseguimento? Raga, non so dove c***o andare. No, raga, vi giuro, sono impanicato, prendo una metro a caso. Corri, 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 corri. Abbiamo ancora un minuto. O meglio, lui ha ancora un minuto. Ok, questa qui è la metro che voglio prendere. Adesso vi spiego la strategia. Praticamente ho preso una metro ed è la Circle Line, che praticamente fa un cerchio per tutta quanta Londra e passa dal Tower Bridge e anche dal binario 9 3/4, che sono 2 dei miei obiettivi e lo sa bene. E questo è perfetto perché Davide e Nicola vedranno dal mio GPS che mi sto dirigendo verso il Tower Bridge, ma nella realtà io non scenderò lì, ma resterò su questa metro e mi dirigerò verso il binario 9 3/4, che è più in su. Quindi magari loro invece andranno verso il ponte e quindi riesco a disorientarli un attimo, ecco. 3, 2, 1, via, possiamo andare. Via, corri! Via. Cacchio! Sta andando al Tower Bridge sicuro. 7 fermate con questo. Cioè, vuol dirmi che Fred è andato da quella più lontana possibile. Se sta andando lì. Altrimenti ci stiamo allontanando a caso. Questa è la nostra fermata. Mi ha detto, vi sto provando ad inviare le foto ma non va internet. Quindi lui ha già completato degli obiettivi. Dove stai andando? Ma quale? Non sappiamo neanche. Non so niente. Mi sento già sconfitto appena iniziato sto gioco. No, secondo me sta andando a King's Cross, sono sicuro. Andiamo a King's Cross. Di là, ok, via. La prossima stazione è quella del binario 9 3/4 e devo scendere lì. Ok, allora sono arrivato alla stazione dove c'è il binario 9 3/4 e devo trovarlo assolutamente. Devo correre. Allora, non so dove io stia andando, però dai, lo troverò da qualche parte sto binario. Non so neanche come chiederlo dov'è il binario 9 3/4. Cacchio. Siamo in delle stazioni che non esistono. No, scendono tutti. Ma che senso ha? Non siamo finiti. Scendiamo vecchio, è sbagliato sto posto. Vecchio, stiamo andando fuori Londra. Di qua, vieni. Ma perché abbiamo preso questo? Non lo so. Spero che vada da quel lato lì. No, sta andando dall'altra parte, vecchio. Ma che ci stiamo allontanando? Siamo letteralmente dall'altra parte di Londra. Scendi, via. Cioè, ci sono... No, questa non è una metro, questo è un treno che porta in altre città. Ora siamo a Stratford. Quel punto è da dove siamo partiti e quell'altro è dove volevamo arrivare. Bene, guardate adesso invece noi dove siamo. Ma che schifo! Dannato Harry, dove hai messo il tuo binario? Oh, l'ho trovato! Prova a farmi una foto. Adesso che ho scattato la foto, siccome non so dove siano David e Nicole, potrebbero essere qua dietro l'angolo, attivo il bonus oscurità che mi permette di essere invisibile al loro GPS per tipo 20 minuti. Ok. No, che palle! Ci ha fregati. Ha usato il bonus oscurità. Lo sapevo. Ok, siccome adesso Nicole e David non mi vedranno per un po', farò una cosa che loro non si aspetteranno di certo. E per farlo utilizzerò una bici a noleggio. Allora, io non ho mai preso una bici così in sharing, quindi non so che cacchio devo fare. Oddio, ma è elettrica. Qui poi si guida alla sinistra, quindi non so che cacchio fare. Comunque il posto in cui mi sto dirigendo è il nostro hotel. E lo so che non è tra i miei obiettivi, ma il fatto di andarci mi permetterà di ottenere un vantaggio assurdo. Nei giorni scorsi sono andato ad acquistare un travestimento che mi permetterà di mimetizzarmi ancora meglio in mezzo alla folla. Che il camuffamento abbia inizio. Ho preso dei pantaloncini, questa felpa qua, poi questa parrucca. Come cavolo l'ho messa sta parrucca? Fortunatamente ho preso anche un cappello che non hanno mai visto, così almeno nasconde un attimo sto scempio di capigliatura. Ragazzi, questo è il travestimento ufficiale di Black London.
Perfetto ragazzi, si torna a correre. Comunque adesso la mia prossima destinazione è il Buckingham Palace, quindi adesso prendo di nuovo la metro. Io ci scommetto quello che vuoi, che secondo me lui adesso sta andando al Buckingham Palace. Se ci appostiamo lì, secondo me viene lui da noi. È che i paparazzi si appostano, non bisogna vergognarsi. No, è una tecnica santa. Meglio la testa che le gambe, non lo so. Ci siamo capiti. Oh, qua c'è l'entrata del parco del Buckingham Palace. Comunque ragazzi, volevo ricordarvi che è uscito il nostro primo libro e non voglio spoilerarvi la storia, però vi basta sapere che David siamo finiti in un'avventura che è molto più grande di noi. Dovrete armarvi di matita e di ingegno, perché durante il racconto vi imbatterete in un sacco di enigmi e misteri da risolvere che vi faranno tra l'altro sbloccare anche dei contenuti esclusivi fatti da noi. Potrebbe anche essere un'idea interessante per un regalo, io ve la butto lì. Quindi se siete interessati alla trama o a prendere il libro, vi lasciamo sotto in descrizione un link, perché è disponibile presso tutti quanti gli store online. Noi siamo arrivati a Buckingham Palace, aspettiamo di vedere la posizione di Fred. È qua, sta venendo di qui. Vecchio, corri. Ok, piazziamoci qua. Cioè dovrebbe sbucare in quel parco lì davanti. Sì, si sta avvicinando, vecchio. Guarda, Frederick è lì e noi siamo qua in fondo. Ok, là in fondo dovrebbe esserci il Buckingham Palace. Adesso, siccome David potrebbe essere in ogni angolo per paparazzarmi, mi comporterò come un qualunque turista che viene qua a farsi un selfie col palazzo. E se ci avviciniamo noi? Andiamo nel parco. Vai, veloci, Nicola. Spero vivamente che Davide e Nicola non siano qua in questo momento. Non lo vedo? Deve essere qua. Dove è andato? Non è possibile. Guarda la posizione. Lui è già davanti a Buckingham Palace. Ok ragazzi, adesso devo farmi il selfie. Cosa? Non possiamo fartelo sfuggire. Via. Dove cazzo? Ok, ho scattato la foto, adesso scappo subito perché non devo dare nell'occhio. L'ho visto. Hai visto? Vecchio, eccolo. Si è camuffato il bastardo. Si è camuffato. Ha comprato uno zaino. Cos'è, un gilet? No, ha preso una parrucca, vecchio. Ha preso una parrucca? Però non ho una foto chiara di lui. Tecnicamente non è valido, perché un paparazzo non può vendere una foto così dove non si vede il VIP bene. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo di seguirlo? Pediniamolo. Non possiamo farcelo sfuggire adesso. Ragazzi, ho appena capito che ho sbagliato un attimo strategia, perché tra gli obiettivi c'è anche di farsi una foto con un cigno e sta per calare il sole, di conseguenza i cigni secondo me vanno a dormire, quindi devo assolutamente andare tipo in un laghetto e sperare di trovarne uno. Ok, sono appena arrivato in un parco e spero di trovare quei dannati cigni. Che cavolo è quello? Oh, quello è un cigno nero. Ok ragazzi, ho appena fatto il selfie con questo incredibile cigno nero, sto morendo di ansia. Davide e Nicola potrebbero essere ovunque. Vai, dobbiamo prenderlo, questa è la nostra occasione. Ok, ho deciso, devo sapere se anche loro due sono in questo momento in un parco, quindi userò il bonus del selfazzo, ovvero il selfie del paparazzo. Quindi adesso Davide mi dovrà inviare una foto di dove è in questo momento. Vediamo dove si trovano. Ok, siamo al parco. Bonus selfazzo. No, vecchio, ho usato il bonus. Dobbiamo rivelargli la posizione. Adesso 10 su 10 si caga addosso. Raga, ho appena visto una foto di Davide e Nicola e sono in questo momento nel parco. Devo assolutamente scappare, devo prendere un taxi se lo trovo per strada. Sta scappando alla velocità della luce, vecchio. Sto scappando. Corri. Dobbiamo prenderlo. Ha avuto una fortuna a beccare il momento giusto del selfie. Oh, lì c'è un taxi, ti prego fermati. Oh mio Dio. Non ci credo ragazzi, mi sono salvato in corner secondo me. Mi sa che ci ha seminati. Non è possibile. Se la sta svignando a gambe levate. Lui ha preso un mezzo che ha fatto questa strada. Vuol dire che ci è passato a fianco. Vi giuro, penso di avere la sensazione che Davide e Nicola mi siano passati a tipo, non lo so, 10 metri di distanza. Madonna santa, spero non mi abbiano scoperto. Questo del taxi è stato un salvataggio veramente in extremis. No. Ha inviato adesso la foto. Ma scusa, ma... cosa c'è? Lì ha scritto cigno nero. Ma ti sembra un cigno questo? Non è un cigno, è un'oca. Ma non è valido. Ragazzi, sono un completo idiota. Mio fratello mi ha appena scritto che quella è un'oca e non è un cigno nero. Sono costretto allora a farmi la foto davanti a casa di Sherlock Holmes e poi chiedere al tassista di riportarmi dove mi ha tirato su, così vado a fare la foto con un cigno prima che vada a dormire. Madonna santa, ma come si fa ad essere così dei cretini? Ma sul serio? Oh, mi sa che siamo arrivati. The Sherlock Holmes Museum, 221 Baker Street. Questa è la casa di Sherlock Holmes. Adesso mi faccio la foto. E ora ci tocca fare di nuovo la foto con un cigno e non con un'oca stavolta. Sta tornando al parco, quello di prima, dove eravamo prima. Ci ha fregato così. Torniamo indietro. Andiamo a prenderlo. Ok ragazzi, sono appena sceso dal taxi e spero che quei cacchio di cigni non siano andati a dormire. No, non vedo neanche un cigno. Quello è un cigno. Devo rischiarla. Bravissimo cigno, resta lì.
Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Adesso devo andare al Tower Bridge, che è il mio ultimo obiettivo prima di scoprire l'obiettivo X, quello misterioso fatto da nostro papà. C'è dalla nostra parte una cosa: lui deve andare a farsi la foto al Tower Bridge per sbloccare l'ultima missione. Quindi per forza deve andare al Tower Bridge. Ti veniamo a prendere! Cristo santo, questo video è una corsa continua. Ci siamo, sono arrivato. Ok, ragazzi, ecco qua il ponte, adesso mi faccio la foto. Mi è partito pure il flash, mannaggia me. Scappo, scappo, scappo. Ok, ho completato il mio ultimo obiettivo, adesso lo chiamo. Mi sta chiamando, pronto. Io ho completato gli obiettivi. Ok, quindi adesso è arrivato il momento di vedere la missione finale. Ho la busta in mano. L'obiettivo finale l'ha scelto il papà e non sappiamo dove potrebbe essere. Sei pronto? 3, 2, 1, via. Oh cacchio! No! Il grattacielo più alto! Non possiamo lasciarlo vincere! Corri! Per il popolo! Per il popolo! L'obiettivo è scattarsi la foto col grattacielo più alto di Londra, che vuol dire lo shard, che è là in fondo, lo vedo! Devo correre come non ho mai corso in vita mia! Eccolo lì, lo shard! Devo raggiungerlo! Dai che ce la faccio! Andiamo, andiamo, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua! Let's go! Let's go! Mi sono cagato da su, un casino! Anch'io! Questo qua su è lo shard, come vedete. Signore e signore, la sfida è stata completata. Ok, ho inviato la foto a Davide e Nicola. No! 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 Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! No. Però non sono ancora sicuro di aver vinto, perché non ho idea se mi hanno paparazzato oppure no. Maledetto! Ma cos'è? Guarda come sei conciato! Ma cosa sei, un trap? Dimmelo subito, ho vinto oppure no? Il king della trap vuole sapere la verità. Ho vinto o no? Allora, non è così facile la situazione. In che senso? Gli mostro la foto? Mostragli la foto. No, mi avete paparazzato! Cacchio! Però... dove mi avete beccato? Qui. Guarda meglio. No! No! Noi in realtà abbiamo continuato perché mi ha detto, però non è così chiara l'immagine. Secondo me non so chi ha vinto, chi ha perso. Secondo me, ragazzi, è il popolo che deve decidere. Scriveteci sotto nei commenti, secondo voi, se ha vinto Fred oppure ho vinto io con questa foto qua. Bene, ragazzi, speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi raccomando, scriveteci sotto nei commenti anche se volete un secondo episodio di questa incredibile challenge. E niente, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!